si inventa con le quattro praticamente. Roma state bene, Roma state adesso. Quando è asciutta sì, se può passare bene. Casa Vecchia la strada è più spianeggiante andare giù. Quella per Casa Vecchia penso anch'io. È più spianeggiante. Però Fendini c'è proprio un piglia curva grossa da piedi. E quella anteriore, quella roba là, è una curva brutta. È la curva quella che non va bene, sì. Hai scoperto la Solfanara da quando sei arrivata a vivere a San Leanzo? Sì, nel 63, 62, 63. E ci andava molta gente a prendere l'acqua a Solfanara? Poi nei tempi sì, ci si andava parecchi. Mica si beveva l'acqua come si beve adesso con le bottiglie, si beve via, su e via. Allora toccava portarla su dal fosso e si beveva. Non capito, ma era l'avevano sistemata, era... No, allora c'era una fontanella che c'era una cannellina, si prendeva proprio la cannellina e veniva di sotto la sorgente, insomma. Quindi comunque dalla cannellina voi prendevate l'acqua sì. E poi tornavate su a piedi e tornavate a casa? Certo. E ci andavo anche tre volte al giorno ci sono andata, quando avevo le gente a lavorare per il campo, capito? Ah, perché tu portavi l'acqua a chi lavorava al campo? Certo. C'era un contrattore a lavorare, lì si beve, quando è caldo si vuole l'acqua. Quindi quando finiva l'acqua ripartivi, tornavi alla Solfanara, riempivi la brocca, ripartivi la brocca piena d'acqua. Chi lavorava? L'ho bevuta da piccolo, fine quasi 10 anni fa, se non l'avevo tutte sempre a bere qui. C'ho il campo lì vicino, ci andavo a bere con la mia mamma. Pigliamo la bottiglia, invece a portarla di casa, andiamo a pigliarla giù alla Solfanara, facciamo colazione per campo, tanto bene. La mattina la Bardasso con la mia sorella, con mio fratello, altri vicini, ci andiamo a fare colazione, e bevamo quelli 4-5 bicchieri a digiuno. E grazie a Dio. Quindi dalla colazione fino a sera bevate sempre? Sempre. Da quando sei nato fino a 10 anni fa? Fino che ho potuto camminare. Ma è facile raggiungere la Solfanara adesso? Adesso per la parte di là dove stavo io, no. A piedi sì, ma però... Tu dove sei di preciso vicino alla Solfanara? Io stavo qui, con la terra vicino alla Solfanara. Ok. E quindi da giovane scendevi, prendevi l'acqua e la tenevi per colazione, pranzo e cena tutta la giornata? Tutta la giornata, si beveva sempre quella. Andavamo col boccione a piano. È cambiata col tempo un po' la Solfanara? Beh, adesso, da allora era proprio più schietta, si beveva bene, insomma. Adesso, ora io sono una decina d'anni e non ce l'ho più, non so adesso. L'acqua quella è buonissima, non si può dire niente. Fa bene più calore. Va bene per? Per calore. Va bene anche per calore quella. Io l'ho bevuta tanta. Che sapore ha? È puzza da uomo. Fa invitante. È uno che non ha bevuta mai, non si sente il piccantino, sembra che sia. Però è il solfo proprio che dà quel sapore. Se no questo qua. La mia Solfanara è una sorgente di acqua che praticamente molto leggera. Si beve benissimo, puzza un po' come il lavoresso, e certo a chi non piace non è che la beve tanto, ma a chi piace, e poi c'è anche un altro fatto, che bevendo la parecchia a digiuno stimola parecchio l'appetito, e dopo si mangia tanto, si mangia. Allora io una piccola botte così, e attraverso quella bicciarola, non è un sasso vivo, è una bicciarola, esce di quell'acqua, ci si metteva un cannuccio di canna, ci si metteva, da quel cannuccio di canna si metteva sotto il bottiglione e si riempiva. Andavi solo con bottiglione quindi? Però un bottiglione, due se ne portavano, 4 litri.
andava, non quando si andava a Faena, si andava giù al fosso, Faena gli dicevano, no? Sì. E invece si andava capace a tagliare le vetri per fare le canestre, si faceva il bingo, si pigliava. Ah, quindi utilizzavate il viaggio per anche... Anche se andava qualche volta, cioè si passava, ma non è che si andava sempre, insomma, a prendere la l'acqua safranata, no? E quando scendevate approfittavate anche per prendere... Certo, una bottiglia d'acqua e si andava per il fosso che si capava il bingo per fare le ceste, una volta, capito? Ah, ecco, quindi tornate su con la brocca piena e il braccio sull'altro il bingo. Tante volte portavo sulla cesta, una cesta di quelle che si facevano di bingo, dentro una tamigianza di 5 litri. Ah. Più portavo un bottiglione sulle braccia, capito? E quella sulla testa portavo. Questo è da ammirare, diciamo, complimenti. La strada adesso, maggior parte sarebbe meglio quella d'Andreole o questa qui delle linee di Elio per Casavecchia. Ah. Che sono le uniche due. Quella d'Andreole è marcata, è taccheggiata la strada da casa d'Andreole che passa via la Solfanara e finisce dal confino con me e Andreole. Proprio sul confino mio esiste quella la strada. Dopo no, dopo non ci sono strade per di là. E di qua per esempio da qui a Casavecchia, qui al Pecerello, sì. Per Casavecchia si può andare giù benissimo. Ah, ok. Che sarebbe più corta, sarebbe più corta e ci sarebbe più facile da poterci arrivare. Più facile perché? Perché meno salita, insomma, più pianeggiata. Perché quella Andreole è un po'. Sì, quella Andreole la conosco. Quella Andreole è discesa e una salita ripida attorno. E c'è un curvone grande, quello sì. Invece dal Pisciarello? Il Pisciarello, sapevo che Casavecchia più o meno si arriva proprio lì sopra, si arriva non è che... Quindi per andarci... Queste due le strade, oppure da Rode Castello, se vedendo la strada, perché tocca passare sui campi, okay. Se vedessero la strada il macellaio, allora lì è più l'unica, è più pianeggiante. E la più comoda? La più comoda. Mm. Però queste sono cose che non... dovete parlare con loro. E te da giovane scendevi dal campo tuo? Io dal campo mio. Quindi facevi la discesa? Facciamo la discesa. La sarfagliata è una rampana dritta. Dopo esiste praticamente un piccolo sentiero lungo il fosso, però penso che adesso non transitate più, i rovi avranno coperto tutto. Dopo da Rode Castello vengono qua per il Moscatello e il Broccoletto, insomma. Quindi sono tre, quattro? Ma per di sotto non c'è una vera strada, è terra di campo, insomma. È comodo arrivarci? Eh sì. Senti, ma esiste solo questa fonte a San Melancio? O perlomeno esisteva solo questa fonte e quindi andavate lì per quello? Per quello che so io sì, per questo tipo di acqua, esiste questa le fonti. Ci si andava a prendere perché, come dico, a quei tempi l'acquedotto comunale era un acquedotto un po' misero. L'acqua veniva chiusa durante il giorno, veniva, c'era anche carenza un po' di acqua, ci stava, allora si andava a prendere più che mai, anche sì per bere perché dava piacere della buona. E poi si portava a casa perché si utilizzava. Quindi... Durante l'estate, durante la mietitura, era il forte dell'acqua solfanara. Perché? Perché praticamente si annaffiava col vino, si annaffiava e era buonissima. Quindi voi la utilizzavate sia per lavoro? Per tutto. Sia per i pasti? Sì, 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 sì. Ok. E andavate giù la mattina, quando? La mattina quello magari era una cosa che uno cercava di arrivare per primo perché ci voleva parecchio per riempire i bottiglioni. Una volta si usavano bottiglioni, bottiglioni di 2 litri. E allora chi è che arrivava per primo e riusciva a far prima e ritorna prima. C'era qualche persona un po' più anziana di me e chiacchierata gli si passava avanti. Allora subito nasceva un po' e no, così non è giusto, non va bene. Eravate in tanti quindi andavate? Sì, si andava in parecchio. Io mi ricordo che la mia buona nonna anche a mezzanotte è partita. Di notte? Sì, sì, a mezzanotte è partita. Che la mamma gli dice ma dove andate? Dove andate? Eh sì, ma dopo arriva uno con l'altro, dice mi si fa tardi, io sono da qua. Mezzanotte partiva. Addirittura di notte. Di notte.
Ma di notte non era difficile arrivare giù? No, perché magari il piccolo sentiero che c'era, che si faceva, era bello pulito, era ormai uno anche a occhi chiusi.